Allora, la telefonata è arrivata a pochi minuti alle 10. Si è parlato inizialmente, si parlava anche di un incendio, ma in realtà tutti i fumi che si erano sprigionati non erano tali, bensì alla polvere che si è creata a seguito del crollo. In questo momento siamo presenti come comando di Torino con tutte le specializzazioni, quindi dalla parte USAR, quindi di ricerca sotto macerie, cinofili, sape, quindi conidoni. Siamo ancora nella fase di ricerca, perché dalle informazioni che ci sono state date, anche in collaborazione con la Polizia di Stato, abbiamo contattato le persone senza fissa dimora che vivevano qui e parerebbe che fossero usciti tutti quanti questa mattina. Tuttavia, come potete immaginare, non possiamo assolutamente escludere, visto anche il contesto della struttura che è abitata in maniera saltuaria da persone, che non ci sia nessuno. In questo momento stiamo mettendo in sicurezza l'area, perché la sicurezza nostra naturalmente deve essere tenuta in considerazione, soltanto dal punto di vista delle sostanze pericolose, perché comunque essendo un edificio abbandonato non sappiamo quello che ci possa essere, quindi utenze e naturalmente anche interferenza, come ben sapete, con l'infrastruttura sia metropolitana che ferroviaria, che non possiamo escludere la presenza di qualcuno fin quando non rimuoviamo l'ultimo dei primi. Adesso mettiamo in sicurezza, visto che comunque le tempistiche sono quelle, stiamo lavorando per cominciare a rimuovere tutti quelli che sono i detriti e poi parliamo di ore e ore di... Quindi siamo qua esclusivamente perché in questi minuti la situazione è evoluta, nel senso che si è accertato che non dovrebbe esserci amianto, perché è stata bonificata la parte della proprietà, la struttura da parte dei vari inquinanti, e quindi adesso i vigili del fuoco possono procedere in sicurezza a fare le verifiche, appunto per accertare se all'interno ci sono eventuali persone.